sto leggendo il pezzo inviato dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, nonché presidente della provincia, alla Gazzetta del Mezzogiorno, è pubblicato proprio oggi. Presenze oltre il milione, Taranto rinasce grazie al turismo. E ancora, abbiamo investito energie e risorse per rafforzare l'immagine di Taranto. Beh, questa mi sembra una presa per il culo nei confronti dei tarantini, perché vedete lo stato in cui è ridotta Taranto. Taranto, così come è amministrata dall'amministrazione Melucci, è ridotta ad una città del terzo mondo, ad una discarica a cielo aperto, ad un porcile diffuso. Strade che non vengono pulite, cassonetti che traboccano di rifiuti, insomma c'è una emergenza anche sanitaria a Taranto, certo, perché i rifiuti nel proliferare, nello scatenare insetti e ratti, creano un'emergenza sanitaria. E questo signore parla di aver investito energie e risorse per rafforzare l'immagine di Taranto. Potevi tranquillamente stare fermo, Rinaldo Melucci, perché se tu sei impegnato per far sì che Taranto sia una latrina a cielo aperto, potevi risparmiarti ogni sforzo. E poi ancora, leggete, dobbiamo insistere su servizi pubblici e decoro. Ma insomma, altra presa per il culo, vogliamo parlare di decoro urbano? Ditemi voi se dobbiamo piangere o ridere davanti a queste puttanate politiche che il sindaco Melucci racconta alla città. Delle due l'una: o Melucci vive in un altro mondo, non so cosa pensare, forse lui vive in un altro mondo, o evidentemente noi cittadini viviamo in un altro mondo, perché la città è un porcile. Allora, o siamo noi che non giriamo la città o è lui che non la gira. Penso piuttosto che sia lui che non la gira, visto che tutti si stanno rendendo conto, cittadini di Taranto e turisti, che Taranto è ridotta a una merda, senza se e senza ma. Ancora, eclatante è il risultato delle bandiere blu lungo l'arco costiero ionico. Beh, signori cari, il merito certamente è dei comuni della provincia, penso alla bandiera blu di Leporano, ma tu, caro Rinaldo Melucci, per esempio, alla cerimonia per la bandiera blu, tu non ti sei degnato neanche di presentarti, né da sindaco né da presidente della provincia, né hai giustificato la tua assenza. Vabbè, si sa ormai che sei un sindaco fantasma. Parli di una nuova rinascita di Taranto, ma tu cosa hai fatto per l'ambiente? Per esempio, negli ultimi giorni di luglio abbiamo avuto dei picchi di benzene che hanno raggiunto gli 85 microgrammi, fatto gravissimo. Tu hai fatto solo delle ordinanze farlocche che non servivano a nulla, ordinanze che sono state giuridicamente ridicolizzate dinanzi al TAR, per esempio. Tu dovevi fare ordinanze contingibili e urgenti di chiusura immediata davanti a questi picchi macroscopici di inquinanti. Non che prendi tempo, 60 giorni, e prendi tempo, e l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, che continua a inquinare e a uccidere. Ancora, parli di Taranto, era esclusa da ogni mappa di interesse dei tour operator internazionali. Certo, i turisti, i tour operator hanno considerato Taranto, ma immagina un po' cosa pensano i turisti dopo che vengono a Taranto. Una città bellissima, risorse naturali fantastiche, un patrimonio culturale e storico immenso, penso al Martà, penso al Castello Aragonese, e poi pensano alla merda che vedono in giro. Caro Melucci, la tua amministrazione fa scappare i turisti, fa portare un'immagine, un ricordo pessimo di Taranto quanto a vivibilità, anzi a invivibilità urbana. Ma ho voluto così commentare questo articolo perché, credetemi, mi ribolliva il sangue nel vedere le chiacchiere, le puttanate che tu, caro Melucci, hai sparato alla città di Taranto
quando la città è ridotta in uno stato comatoso, in uno stato pietoso. E queste cose non le vedo solo io, le vede tutta Taranto, le vedono i turisti. Non puoi nasconderti dietro un dito, perché facendo queste affermazioni ti rendi soltanto ridicolo, caro sindaco e presidente della provincia. Dimostri di mentire sapendo di mentire.